Monsignor Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, nella festa dell'impressione delle stimmate del serafico Padre San Francesco, nell'anno centenario della stigmatizzazione di Padre Pio, il 17 settembre del 2018, celebra la Santa Messa della Novena a San Pio. Monsignor Cornacchia, rievocando la visita di Papa Francesco sui luoghi di San Pio, e del servo di Dio Don Tonino Bello, ha detto: Francesco d'Assisi e Padre Pio hanno ricevuto le stimmate nel corpo, ma anche Monsignor Bello, attraverso la sofferenza, attraverso l'incomprensione, tante volte è stato profeta e testimone del Signore Gesù. Brevemente insieme a voi desidero soffermarmi su un semplice e duplice tema per la nostra breve riflessione. Il tema della preghiera e della santità. Mi sembrano essere le due ali necessarie per spiccare il volo verso il cielo. Sono certo che il Signore ascolta sempre la preghiera che facciamo non tanto per noi quanto per gli altri. E questa si chiama preghiera di intercessione. Questa è la preghiera che giunge più velocemente agli orecchi e al cuore di Dio. La mia esperienza di sacerdote conferma che davvero il Signore ascolta in modo particolare le preghiere dei nostri genitori. Quante volte ho detto a tante mamme: è la tua preghiera che salverà tuo figlio. A volte i genitori lamentano che i propri figli non pregano, o che sono lontani dal Signore. Ciò che li potrà riavvicinare è la preghiera proprio degli stessi genitori, nella misura in cui sarà continua e fiduciosa. Sono certo, il Signore ascolta tanto volentieri le nostre preghiere, ma ancor più ascolta le preghiere dei nostri genitori e, mi permettete, delle nostre mamme. La preghiera, vedete, è l'unica chiave che apre il cuore di Dio. Chi prega ha il timone della storia nelle sue mani. A tal proposito, voglio ricordare con voi quanto il beato e prossimo santo Papa Paolo VI disse proprio di Padre Pio il mattino del 20 febbraio 1971, ricevendo in Vaticano un gruppo di frati cappuccini, e quanto è scritto su una lapide nella chiesa inferiore dove era una volta la tomba di Padre Pio. Il Papa diceva: succederà per voi il miracolo che è successo per il Padre Pio. Guardate che fama ha avuto, che clientela mondiale ha adunato intorno a sé. Ma perché forse era un filosofo? Perché era un sapiente? Perché aveva mezzi a disposizione? No. Perché diceva la messa umilmente, confessava da mattina alla sera ed era, difficile a dire, rappresentante stampato delle stigmate di nostro Signore. E conclude il pontefice: era uomo di preghiera e di sofferenza. Miei cari, una seconda breve riflessione è sulla chiamata universale alla santità. Padre Pio, come tutti gli altri santi, non è nato santo, ma
lo è diventato. Ricordiamo tutti ciò che dice il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium. Il Concilio parla di chiamato universale alla santità. Papa Francesco, nella recente esortazione apostolica Gaudete et Exultate, che ha la data di San Giuseppe di quest'anno, ha scritto tra l'altro: la santità è fatta di apertura abituale alla trascendenza che si esprime nella preghiera e nell'adorazione. Il santo è una persona dallo spirito orante che ha bisogno di comunicare con Dio, è uno che non sopporta di soffocare nell'immanenza chiusa di questo mondo e in mezzo ai suoi sforzi e al suo donarsi sospira per Dio, esce da sé nella lode e allarga i propri confini nella contemplazione del Signore. Non credo, continua Papa Francesco, non credo nella santità senza la preghiera, anche se non si tratta necessariamente di lunghi momenti o di sentimenti intensi. Insomma, alla santità si arriva facendo della propria vita una cosa gradita a Dio. Questa è la preghiera. Non importa cosa si fa, ma il modo e l'animo con cui si vive una determinata azione. Il servo di Dio, Monsignor Tonino Bello, già vescovo di Molfetta, diceva che bisogna essere contemplativi. È una parola composta da contemplazione e azione. E gli diceva che quanto più noi siamo contemplativi, siamo attivi. Preghiera e sacrificio, dunque, sono le due ali che ci portano verso il cielo, verso lo stato di santità. Oggi, ce l'ha ricordato Padre Francesco, facciamo in memoria anche delle stigmate che Francesco di Assisi. Le notizie della sua vita dicono che era proprio il 17 settembre del 1224, 2 anni prima della sua morte. Fu quello l'anno in cui Francesco ricevette dal Signore le stigmate, i segni della passione di Cristo, come Padre Pio. E Don Tonino Bello diceva che le stigmate, queste ferite corporali del Signore e di ciascun cristiano, la fede ci spinge a dire e a vederle come feritoie, cioè come aperture da cui viene in noi la luce della Pasqua, della risurrezione, ferite che diventano feritoie. Miei cari, oggi le stigmate che possiamo e dobbiamo mostrare noi al mondo, nella nostra vita, le possiamo chiamare così: continua coerenza di vita, altruismo verso tutti, farci strumenti di conciliazione e di comunione. E ancora, è quanto è difficile avere questa stigmate nel nostro corpo. Noi dobbiamo mostrare agli altri la luce di Dio attraverso la preghiera e attraverso la frequenza continua dei sacramenti, specie della Santa Eucaristia
e della riconciliazione, della confessione. Ecco, questi sono i punti attraverso i quali noi oggi possiamo essere più conformi a Cristo in croce, tenendo conto, come diceva sempre il Vescovo Monsignor Bello, che sulla croce si è sempre in collocazione provvisoria. La vera collocazione, quella definitiva, è quella del mattino di Pasqua, è quella della risurrezione. Ecco perciò noi, nella Santa Eucaristia, nel sacrificio eucaristico, celebriamo il mistero della vita e non solo quello della morte del Signore. Come diceva San Tommaso d'Aquino, miei cari, ciò che contempliamo noi possiamo trasferire, possiamo annunciare e testimoniare al prossimo. Contempliamo il Signore e sarà la nostra vita a parlare di Lui, e così sia.